Mio nome è Anna Rita Meneguz e sono ormai in pensione, ma sono stata direttore del reparto di valutazione preclinica e clinica dei farmaci dell'Istituto Superiore di Sanità. E mi sono sempre occupata, prima come ricerca e successivamente sia come ricerca e valutazione, di non clinica, cioè di controllo e di valutazione non clinica dei farmaci. Allora, l'impressione è stata veramente ottima. Faccio molte lezioni a master di vario tipo. È la prima volta che ho un contatto con i pazienti, ma non solo l'attenzione, ma anche, mi hanno detto che hanno avuto delle lezioni da leggere, la capacità anche di avere approfondito prima qualcosa e seguire un argomento come quello che tratto io, che non è un argomento usuale e che non è neanche un argomento che si trova facilmente come tale sui libri, così come inquadrato nello sviluppo di un farmaco, è stata veramente una scoperta favorevole. Sono veramente persone che poi vogliono cercare di capire anche un qualcosa che è obiettivamente difficile sentendolo per la prima volta, ma che può servire anche a capire documenti a cui loro hanno a che fare o in consensi o qualcosa che incontrano nella loro esperienza di pazienti. Io credo che sia molto positivo, l'ho anche detto all'inizio del mio intervento, sono piuttosto vecchia di questi processi e questo nuovo modo, cioè quelle nuove persone che debbano essere inserite non solo nei comitati etici ma anche forse un po' di più nelle autorità regolatorie, e sono un vero valore aggiunto in futuro. La mia impressione è questa.